Primo elemento in assoluto e fondamentale per poter suonare lo strumento è l'ancia. Ne esistono diversi tipi, per materiale e per costruzione. Qui possiamo visualizzare una delle più tradizionali ance, si tratta di una Van Doren Traditional, una delle più usate. Vi mostro ora una validissima alternativa, si tratta di un'ancia sintetica. Potete vedere che esteticamente non c'è nessuna differenza. Un altro tipo di ancia, sempre sintetica, è quella in fibra di carbonio. Sono convinto che molti di voi pensino che le ance sintetiche non possano raggiungere il livello timbrico delle ance in canna. Beh, ecco, io penso esattamente l'opposto. Le ance sintetiche hanno numerosi punti di forza rispetto a quelle in canna. Non si deformano, non cambiano intonazione, praticamente rimangono invariate dal momento in cui le mettiamo la prima volta sul bocchino fino alla fine della loro vita. Durano nettamente di più. Un'ancia in canna, studiando un 6-8 ore al giorno, in un paio di settimane da buttare, a meno che la lavoriamo, la tagliamo, mentre un'ancia sintetica è stampata così, equilibrata su tutto il registro e rimarrà così, quindi non dovremmo modificarla. Comunque le ance sintetiche si possono lavorare anche loro, quindi si possono modificare. Naturalmente, come le ance in canna, non tutte sono buone, ma alcune ance sintetiche secondo me sono nettamente superiori e io le consiglio vivamente. Guardiamo ora la struttura dell'ancia. Possiamo notare la parte superiore, la tavola, che è la parte piatta che andrà a contatto con il bocchino. L'importante è che sia assolutamente liscia, perché dovrà essere perfettamente a contatto con il piano del bocchino. Vediamo invece qui la parte del dorso, tallone. Abbiamo ancora una parte di corteccia di canna. Vediamo qui il cuore invece, dove la fibra è ancora molto spessa ma comunque lavorata. La parte inferiore invece del tallone, cioè il profilo del tallone, questo qua, bisogna sempre controllare che sia simmetrico. Di fondamentale importanza sono anche i due binari, esattamente questi qua. I due binari che partono dalla fine della corteccia e arrivano fino in punta. Li possiamo vedere fino in punta, sempre più sottili. Naturalmente anche quelli sono lavorati. Abbiamo poi la punta, l'estremità, cioè la parte più sottile di tutta l'ancia. La funzione dell'ancia qual è? È quella di vibrare, quindi muovendo le molecole dell'aria si produce un suono che verrà poi convogliato attraverso il secondo elemento fondamentale, cioè il bocchino. Nel sassofono si utilizza un tipo di bocchino ad ancia semplice battente, ne esistono di infinite misure, aperture e materiali. Fondamentalmente il bocchino dopo l'ancia non fa altro che convogliare le vibrazioni e quindi il suono, a seconda della sua costruzione e a seconda delle sue proporzioni naturalmente. È costituito da tantissime parti. Abbiamo il piano del bocchino, che è la parte piatta dove andrà a poggiare l'ancia. Poi abbiamo la finestra, l'apertura nel quale si può intravedere la camera. Larga, media, piccola e stretta, dimensioni e forme personalizzate, veramente ce ne sono di tutti i tipi e di tutte le costruzioni. Altro elemento fondamentale sono i binari, sinistro e destro, che sono un ulteriore punto d'appoggio con l'ancia sul piano. Possono essere naturalmente diversi, di diversi spessore, distanze, quindi a distanze diverse tra loro. Binario sottile avrà un suono più brillante. Binario più largo avrà un suono più scuro. Vediamo ora in controluce il baffo. A che cosa serve? È uno degli elementi di maggiore importanza. Uno di quelli che è modificato cambia maggiormente il timbro, in assoluto rispetto ad altri elementi. Si tratta di una parte molto molto delicata che può essere di infinita costruzione. Piatto, convesso, concavo. Ci sono veramente tanti tipi di baffo. Un altro importantissimo elemento che costituisce il bocchino, qual è? È il tetto. Riceve per primo le vibrazioni dell'ancia. Quindi è un altro elemento fondamentale, può essere alto, basso, con una diversa inclinatura. Altri elementi sono le pareti. 1 e 1-2 sono le pareti interne.
possono essere arrotondate, come nella maggior parte dei bocchini dell'Ottocento, oppure possono essere dritte, in questo caso perché si tratta di un bocchino moderno. Abbiamo poi il palato, una parte che in questo caso è molto difficile da vedere, è praticamente in contrapposizione alla finestra ed è il continuo del tetto. Abbiamo poi invece la gola, dove entra la parte finale, il collo del kiver. Vediamo invece adesso la curva, dove finisce il piano comincia la curva e l'ancia inizierà a vibrare. Vediamo qui invece l'apertura. La legatura, chiamata anche fascetta, è quell'elemento che tiene unita all'ancia il bocchino. Il suo mestiere è quello di assicurare un'unione perfetta con la tavola dell'ancia al piano del bocchino. A seconda della legatura ci potranno poi essere naturalmente variazioni timbriche e di sensibilità durante la pressione. Questo è dovuto alla pressione diversa e quindi il tiraggio della fibra della canna. Vi voglio dare ora qualche consiglio sull'acquisto del vostro primo setup, quindi sulle prime ance, sul bocchino e sulla legatura. Naturalmente questi elementi devono avere le caratteristiche di essere costruiti bene e quindi aiutarci all'inizio a mantenere un'impostazione corretta. Non ha nulla a che vedere con il genere che suoniamo, che sia classico o jazz, un'impostazione corretta è un'impostazione corretta. Per quanto riguarda invece l'acquisto del bocchino, naturalmente ognuno di noi è costruito in maniera differente. Però all'inizio è buono cominciare a suonare con un bocchino dall'apertura stretta. Infatti i bocchini che mi sento di consigliarvi sono due, il primo è il Selmer S80 Cistella e il secondo è il Meyer dall'apertura 5. Sono due bocchini che hanno un costo contenuto e sono utilizzati sia dai principianti che da alcuni dei sassofonisti più bravi al mondo. Assicuratevi anche di acquistare dei salvabocchini, che sono dei gommini plastificati per proteggere la parte superiore del bocchino e anche per proteggere i denti. Altro elemento che costituisce il setup è la legatura. Sicuramente ne troverete una in dotazione con il bocchino. Un'alternativa, se no, è quella di acquistarne una dai cataloghi BG, Van Doren o Rico, che fanno delle ottime legature in rapporto qualità-prezzo. Naturalmente poi per le legature artigianali ci sarà il tempo.